Ebbene sì ragazzi, avete letto bene. Ho comprato un materassino da campeggio, però perché l'ho fatto ve lo spiegherò tra poco. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Come avete visto dall'intro, ho comprato un materassino da campeggio e il motivo non è perché devo andare in campeggio. È molto divertente questa cosa di come io mi sia ritrovata ad acquistare un materassino da campeggio e non usarlo per il campeggio. E no, non lo userò nemmeno per il mare. Ma allora, se non lo userò né per il campeggio né per il mare, perché ho preso un materassino gonfiabile da campeggio, specifichiamo? Semplicemente perché in questa camera si muore di caldo. Io, come sapete, ho il letto a castello, penso che appunto si possa notare, e sopra c'è un altro letto che sarebbe il mio, ed è arriva a 2,10 m di altezza, quindi io dormo a 2,10 m di altezza. Non è adatto a chi soffre di vertigini. Comunque, scherzi a parte, essendo estate, là sopra fa un caldo micidiale, praticamente non si può respirare, e a meno che non si tenga il condizionatore acceso tutta la sera, appunto io non riesco a dormire perché sudo tantissimo, faccio tipo piscina. E quindi le soluzioni disponibili erano solamente due: o tenere il condizionatore acceso tutto il giorno, oppure appunto dormire da un'altra parte. Però ovviamente, non avendo un divano letto, non avendo altri luoghi comunque in cui potevo dormire, l'unica opzione plausibile era quella di dormire a terra. Però capite bene che sul pavimento non si può dormire. Ho fatto una prova questa notte, ho dormito sì, ma comunque non era la cosa più comoda del mondo, perché, cioè, come dormi a terra, vorrei dire. Comunque si tratta di 8 ore o più, non di una o due di pomeriggio, insomma. E quindi l'unica soluzione era quella di comprare un qualcosa su cui dormire che fosse morbido. Avevo pensato inizialmente a una brandina, ma occupava troppo spazio e quindi non sapevamo poi dove mettercela. O altrimenti avevo pensato a un sacco a pelo, non dormire dentro perché ovviamente con sto caldo si muore, ma dormire sopra. Però era praticamente inutile perché era talmente sottile che è come se non avessi niente sotto. E quindi alla fine abbiamo optato per questo materassino da campeggio, che tra l'altro anche già ho gonfiato con l'asciugacapelli. Fun fact, sì, ho gonfiato un materassino da campeggio con l'asciugacapelli perché non ho un gonfiatore, ma quelli sono altri dettagli. E niente, ho preso questo materassino, l'ho anche già provato, è molto comodo, è della Best Way, la marca, e sì, mi piace e devo dire che mi ci sto trovando bene. Ancora non l'ho usato per dormire, quindi ovviamente lo utilizzerò questa notte e poi vi farò sapere domattina. Però niente, ci tenevo a fare questo video per farvi sapere che comunque esistono soluzioni creative ai vostri problemi, quindi se come me non riuscite a dormire perché fa troppo caldo, compratevi un materassino da campeggio, lo gonfiate e lo mettete in un punto della casa dove spira abbastanza vento per dormire in santa pace. Ovviamente ho anche il cuscino, il lenzuolo e tutto il resto, come se fosse un vero e proprio materasso. Niente, però detto questo, io direi che ci ripossiamo vedere domattina, dove vi farò vedere appunto il materassino gonfiato e magari anche pronto all'uso. Ok ragazzi, rieccomi qua dopo un paio di giorni, dopo averlo provato a lungo per dormire appunto. E niente, devo dire che mi sono trovata davvero bene, è abbastanza comodo, ovviamente si sente che non è un materasso, perché mi pare anche logico, insomma, è un materasso da campeggio, quindi si presume che sia per il campeggio. Comunque sia, sì, sono abbastanza soddisfatta di come sto dormendo, e già è tanto che insomma non sto dormendo proprio sul pavimento freddo e duro soprattutto. Quindi niente ragazzi, se dovete comprare un materassino per dormire per che fa caldo, vi consiglio questo qui, che è molto buono secondo me, e secondo me farà la sua sporca figura ovviamente anche in campeggio, dato che è stato creato proprio per quello. E tra l'altro ho visto molte persone ieri al mare che l'hanno portato come materassino gonfiabile appunto da spiaggia e appunto galleggiava, dato che comunque è un materassino, quindi
mi sembra anche logico. E niente, sicuramente userò il materassino anche per il mare, ma quelli sono altri dettagli. E se mi vedete rossissima e sudata e tutto normale, non vi preoccupate, tutto regolare. Ovviamente fa caldo e registrare i video d'estate è un suicidio, a meno che non siano video all'aperto tipo vlog. Comunque niente ragazzi, io spero che questo video un po' più diverso dal solito vi sia piaciuto. Se così sarà, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, nei prossimi giorni. Bella!